Ciao a tutte e ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un argomento del quale mi è capitato sempre più spesso di parlare con voi nei messaggi e riguarda i tempi di posa dell'ENE e se è possibile in qualche modo riuscire a dimezzare questi tempi di posa dell'ENE e ottenere comunque un'ottima resa del colore. Come ben sapete, io ho sempre detto che le erbe tintorie sono proprio una filosofia, un rituale che facciamo, che ha i suoi tempi per darci i massimi risultati. Ovviamente non potrà mai sposare le esigenze di tutte noi e come ben sapete le erbe tintorie colorano tono su tono, quindi se decidiamo di abbracciare questa filosofia possiamo dimenticarci, dobbiamo anzi dimenticarci del pantone X che troviamo insomma della tinta chimica, oppure fare dei compromessi per riuscire a mantenere una buona salute della nostra chioma. Quindi in tutto questo, ciò di cui dobbiamo tener conto quando valutiamo se possiamo o meno dimezzare i tempi di posa è praticamente in primis la tipologia di capello sul quale andiamo ad applicare il mix di erbe tintorie, ossia se i capelli sono porosi o meno. Di solito i capelli fini, sfibrati sono quei capelli che recepiscono meglio il colore, mentre i capelli più grossi, di solito i capelli grossi e ricci, sono un po' più difficili da colorare. E bisogna anche valutare che tipo di colorazione desideriamo ottenere, se vogliamo solo riflessare i capelli oppure se vogliamo coprire i capelli bianchi. In questo caso probabilmente il tempo di posa va ben oltre la mezz'ora che è necessaria per evidenziare, per mettere in risalto i riflessi naturali della nostra chioma. Bene, in tutto questo quindi è possibile riuscire a dimezzare i tempi di posa dell'ENE? Diciamo che qualche scorciatoia ci sarebbe. Ovviamente, come ben sapete, solo sperimentando in prima persona riuscirete a capire qual è il tempo di posa ideale per i vostri capelli. Non c'è nessuna regola scritta che dica che bisogna assolutamente tenere su le erbe tintorie per 3 ore, per 2 ore, per 6 ore, per 9 ore. Quindi quello che io vi consiglio è assolutamente e vi incoraggio di sperimentare in prima persona, partendo magari da tempi di posa minori e aumentando fino a quando siamo soddisfatti del risultato ottenuto. E in più adesso vi faccio vedere le cosiddette scorciatoie che possiamo utilizzare per diminuire i tempi di posa. Quindi se noi scopriamo che per ottenere un'ottima copertura dei nostri capelli bianchi necessitiamo di un tempo di posa di 3 ore e mezza, dimezzare vuol dire riuscire a colorare i capelli bianchi con un tempo di posa di 1 ora e mezza. Come facciamo questo? Partiamo dal presupposto che il rilascio del colore delle erbe tintorie è favorito dall'umidità e dal calore che si va a creare sulla nostra testa. D'estate niente di più facile, no? Anzi, a volte è proprio un trauma riuscire a tenere sulle erbe tintorie quando fa molto caldo. Ma i capelli vengono colorati facilmente anche con tempi magari di posa minori, proprio perché le temperature alte ci aiutano nella nostra missione. Invece d'inverno anche chi soffre di cervicale diventa proprio un problema riuscire a tenere su un impacco umido sulla testa per ben 3 ore. Allora basta, la finisco con il mistero e vi dico le possibili opzioni che abbiamo per poter dimezzare i tempi di posa. L'umidità non possiamo farci niente, si va comunque a creare, quindi chi soffre di cervicale magari può provare a ottenere una consistenza della pastella che sia più simile allo yogurt greco che non al yogurt classico, che è un po' più liquido. Questo per chi soffre di cervicale. Chi non soffre di cervicale faccia l'impacco solito, quindi la consistenza solita. Per creare maggiore calore, soprattutto appunto d'inverno, dicevo, ci sono varie opzioni. Possiamo utilizzare il phon, quindi una volta che abbiamo messo la cuffia da doccia sulla testa dove abbiamo applicato la miscela di erbe tintorie,
ogni 20 minuti, 30 minuti possiamo passare con il phon per 2-3 minuti proprio per ridare il calore alla testa e poi applichiamo il solito cappello di lana. Un'altra opzione sarebbe la cuffia termica, se non sbaglio, quella che si trova in vendita sia su eBay che su Amazon. Io vi faccio vedere una foto di quella che intendo, che praticamente si riscalda con, sempre con il phon. E questa è un po' più scomoda perché ci obbliga a stare ferme, quindi insomma dovete valutare voi quale è più comodo per voi come opzione. Poi ci sarebbe una cuffia termica riscaldabile al microonde. E vi lascio comunque il link di tutti questi articoli, di queste soluzioni, giusto per darvi un'idea anche dei prezzi, qui nell'info box del video, e potete comunque valutare quale poi l'opzione più adatta alle vostre esigenze. Poi c'è il casco professionale riscaldabile, che lo trovate anche su Amazon, che è un investimento perché sono all'incirca 200 euro ed è soprattutto per chi ha una casa grande, però insomma valutate voi qual è la soluzione più ideale per voi. E ho visto che c'è anche un casco riscaldabile Babyliss, non so come sia, vi incoraggio comunque di guardare le recensioni sempre prima di acquistare qualsiasi di questi prodotti, perché comunque le recensioni ci aiutano molto a capire di quanto sia valido un prodotto. Però sono comunque delle opzioni che possiamo, delle scorciatoie che possiamo utilizzare per dimezzare il tempo di posa sui nostri capelli. Ovviamente anche in questo caso dovete andare un po' a tentativi e capire qual è il tempo ideale per voi. Chi invece soffre di cervicale, sicuramente i tempi di posa delle NE non sono proprio una passeggiata, e questo trattamento di bellezza per i nostri capelli potrebbe facilmente diventare un trauma. Quindi provate a prendere questi piccoli accorgimenti che vi ho suggerito prima, quindi una consistenza della miscela un po' più solida, quindi non così liquida, di utilizzare il cappello di lana anche, oppure uno di questi metodi in cui andiamo a riscaldare la testa. Sicuramente evitate, voi lo sapete che io sono contro qualsiasi aggiunta nel mix erbe e tintorie, a parte l'acqua, quindi evitate oli essenziali, limone, aceto, altre meraviglie che il cui profumo comunque potrebbe darvi nausea. Se avete i capelli lunghi, applicate le erbe e tintorie anche sulle lunghezze, assicuratevi di appoggiare il peso dei capelli sopra la testa e non di lato, quindi in modo tale che il peso scarichi sul cranio e non sulla cervicale. E un'altra cosa non meno importante è di assicurarvi di coprire bene, soprattutto adesso d'inverno, la zona qui del collo, quindi mettendovi magari un sciarpone di lana. Ovviamente queste scorciatoie che io vi ho indicato hanno i loro pro e i contro, quindi il casco professionale ti tiene fermo, mentre magari il phon che passiamo ogni 20 minuti, 30 minuti, ci permette comunque di muoverci, o anche la cuffia termica che si può riscaldare al microonde può essere un'ottima soluzione, un ottimo compromesso per chi comunque dedica quel tempo in cui tiene in posa le erbe tintorie alle faccende di casa. E devo dire che anche io oggi ho fatto l'enne prima di filmare e ho diminuito il tempo di posa a 2 ore e mezza, e vedo che i capelli bianchi sono coperti perfettamente, come potete vedere. Quindi vi incoraggio assolutamente di sperimentare, non avete paura di sperimentare, mal che vada dovrete fare una nuova applicazione tra qualche giorno, però almeno sapete quali sono i limiti dei vostri capelli. Grazie, mi fermo qui perché veramente sta diventando sempre più buio. Vi ringrazio come sempre per avermi seguita, spero che il video vi abbia dato qualche spunto interessante come sempre. Ricordatevi assolutamente di condividerlo con le vostre amiche, con le vostre mamme, con le vostre sorelle. E se vi è piaciuto e vi è stato utile, mi raccomando, lasciate un like sotto il video, proprio per condividerlo e per farlo arrivare a quante più persone che potrebbero essere interessate all'argomento. E niente, noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!